Un bel libro che ho appena letto, Il bambino indaco di Franzoso. Non mi interessa raccontarvi la storia, non mi interessa raccontarvi altre cose. Quello che vorrei dire in questo video è cercare di spiegare perché questo libro è bello e anche molto moderno. Si tratta di un romanzo scritto in uno stile giallo, con un ritmo assolutamente incalzante. Un romanzo che ti prende dalla prima riga e che ti porta ad affrettare quasi la lettura, il passo, insomma, e ti porta alla fine rapidamente. Quindi un romanzo che leggi nel corso di una giornata, quindi hai modo di gustarlo tutto leggendo. Quindi il ritmo è la prima cosa che ti colpisce. Non c'è nulla di eccessivo. L'aggettivazione è molto scarsa, il periodare è breve. Il linguaggio è essenziale, asciutto, si apre con l'epilogo della storia. Quando si comincia la lettura si trova già nel finale. Questo è un po' quello che vediamo in molti film noir degli anni 40-50, insomma, no? Il protagonista arriva quando già l'omicidio c'è stato e quando già la storia in qualche modo si è conclusa. Ecco allora che si procede a ritroso lungo una serie di flashback che ci riportano poi alla situazione abbandonata all'inizio e che ci permettono alla fine di individuare l'assassino, insomma, il colpevole di quell'omicidio a cui assistiamo fin dalle prime battute. Quindi, insomma, qualcosa che ci si apre dalla fine e poi ripercorre la storia fino all'epilogo, fino a che individuiamo l'assassino e poi c'è una coda finale, insomma, in cui sappiamo un po' come andrà a finire. Questo è l'impianto, insomma, narrativo. Il giallo però è un giallo particolare perché al centro del fatto, insomma, al centro dell'omicidio, di quello che constatiamo all'inizio, non si svolge tanto una lotta per una ricchezza, per un potere, per del denaro, insomma, non è l'omicidio fatto da un delinquente per impossessarsi del bottino o così via. Quello che è in gioco, quello per cui si combatte, è la vita, insomma. È un omicidio fatto in nome della vita. Il narratore della storia non è l'assassino, ma è sempre un assassino che uccide in nome della vita e non è la sua, che opera il misfatto in realtà. È costretto a fare la scelta fra due vite, è costretto a compiere un atto estremo che sacrifica una vita in nome di una vita. Rapidità narrativa, capacità di costruzione con una logica molto serrata degli eventi, mai dispersioni, mai lungaggini, mai aggettivazione inutile. Storia assolutamente essenziale. I temi che si toccano invece sono temi molto moderni, nello stesso tempo antichi. È una modernità che sembra tale, nel senso che è un qualcosa che caratterizza molto la modernità. Questo cercare una purezza, di cercare un'alternativa, una via alla luce, una via alla purificazione, insomma, pratiche anche esoteriche, che cercano di raggiungere un benessere personale, una purificazione, una purezza, uno stato di. E che quindi, come dire, comportano una visione del mondo negativa, insomma, ci si sente influenzati da tutto quello che è esterno, insomma, che vediamo negli elementi, nella chimica, nella natura, negli alimenti, nell'inquinamento, insomma. Diciamo che porta verso un salvarsi da tutto quello che potrebbe inquinare la nostra purezza e di fare della nostra purezza un valore assoluto, insomma, no? Quindi vivere una vita in assoluta protezione, quasi in asepsi, senza mai identificarsi, senza mai mischiarsi con quello che ci circonda, come se si potesse vivere in una campana di vetro, come se si potesse isolare da un mondo che si percepisce con valori di influenzamento inquinanti, ma per far questo poi, insomma, in realtà si è portati ad affidarsi ad altre pratiche, ad altre persone, ad altri individui, ad altre filosofie di vita, che
che in qualche modo diventano invece un credo, diventano un qualcosa a cui si tende e a cui si attribuisce una fiducia cieca, assoluta, insomma, no, quasi il culto di personalità che sono altre, diverse da quelle che la ufficialità ci propone, insomma, la scienza, la medicina, eccetera, no? Il rifiuto di un qualcosa di ufficiale, anche della medicina, della scienza, della chimica, della farmaceutica, dell'alimentazione, che vediamo come corrotto, inquinato e quindi frutto di una certa visione del mondo, di come viene accumulata la ricchezza, del mondo degli affari, del mondo del business, e di affidarci invece ad altre pratiche, ad altri personaggi che esprimono e che portano avanti altre pratiche, insomma, le quali sembrano invece liberatorie, insomma, no? Danno l'illusione di arrivare alla salvezza attraverso la rinuncia, attraverso l'escludere, attraverso il non mangiare, rifiutare i farmaci, rifiutare la chimica, rifiutare gli alimenti, insomma. E quindi, diciamo, un'idea di purezza che viene fatta attraverso il togliere, il levitare qualsiasi cosa che inquina. Vediamo poi però che questo tipo di filosofia, diciamo che vediamo molto attuale, molto praticata, insomma, la vediamo in tantissimi, in realtà ha radici molto, molto antiche, insomma. E qui vorrei un attimo citare, perché qualcuno l'ha scritto meglio di me, insomma, quindi volevo un attimo citare qualcosa. Qualcuno diceva così: se non ti vedi ancora bello, opera come lo scultore con una statua che deve diventare bella. Da una parte elimina, dall'altra assottiglia, qui leviga, li ripulisce, finché sulla statua non appare un bel volto. Così anche tu, elimina, luce pura, splendore pieno, compiuta bellezza. E qui ci ritornano certi termini che sono diventati molto attuali. Quindi l'idea che la ricerca della perfezione coincida non con l'acquisizione di qualcosa di cui si è privi, ma con la perdita di ciò che è nocivo o superfluo, è già in Platone, in un luogo del Fedron, che è all'origine del passo dell'Enneadi, con una specificazione particolarmente importante. Il paragone con l'artista, il quale opera togliendo ed eliminando, viene introdotto, infatti, riferendosi all'atteggiamento dell'amante. Costui non solo adora il proprio amato come una divinità, ma esercita anche una sorta di azione plastica sulla sua anima e sul suo carattere, in modo da renderlo quanto più possibile simile a un dio. Ciascuno sceglie, scrive Platone, il proprio amore e se lo costruisce e se lo adorna, come se fosse una statua, amalgama, per fargli onore e celebrarne i misteri. L'amore, dunque, non consiste nel riferirsi all'altro come esso è, ma nel trattarlo come qualcosa che va costruito, come oggetto da plasmare, modificandolo secondo un disegno ben definito. In secondo luogo, questa attitudine plastica, orientata alla trasformazione, al mutamento di forma del proprio amato, non si esprime mediante un processo di accumulazione, ma al contrario, si traduce in un lavoro di eliminazione e cancellazione, il cui esito sarà appunto il diventare, per intero, una sola luce. E questa cosa, tra parentesi, la troviamo in un film bellissimo di Garrone che si intitola Primo amore, ed è una storia che riguarda un po' un'anoressica. Riguarda un uomo che si era innamorato di una, o credeva di essersi innamorato di una donna, ma questa donna la voleva magra e da questo punto di vista esercitava una tortura su questa donna, tanto che questa donna non poteva pesare più di 33-34 kg, insomma. E tutta la storia di questo film si gioca intorno a questa costruzione, a questo plasmare, questa anoressica, quindi a reprimere la sua volontà, a cercare di ridurla come lui la vuole. Questo film, tra l'altro, non è un film inventato, ma è
tratto da una storia vera, che si è conclusa anche questa con un omicidio, e la storia da cui è tratto il film è appunto la biografia dell'omicida che scrive stando in carcere. Quindi, per ritornare al libro, la protagonista a un certo punto, dopo che tutto va bene, dopo che si è sposata, eccetera, eccetera, comincia a dare i primi segni, viraggio, insomma, di questo suo diventare, voler diventare pura luce. Quindi i primi segni della sua rinuncia al cibo, del suo proteggersi da ogni agente inquinante, il suo rifiuto dell'alimentazione, il suo rifiuto delle terapie e anche dell'assistenza al parto, il suo credere soltanto in determinate pratiche, no? E il protagonista, il marito in questo caso, assiste quasi impotente a questa situazione. Il gioco qui è sottile, che viene narrato e anche molto bene. Ed è quello di come questi personaggi, che a un certo punto cominciano a elaborare qualcosa che possiamo chiamare un delirio, insomma, ma che è molto attuale, insomma, no? Che vediamo molto presente, perché i disordini alimentari hanno un po' preso, e quindi le psicosi alimentari hanno un po' preso il posto di quelle che erano le nevrosi dell'antica patologia psichiatrica. Insomma, questo tipo di delirio che si insinua un po' alla volta nella moglie, nella giovane moglie incinta, che si appresta a partorire questo bambino, che qualcuno le ha detto che sarà un bambino indaco, viene percepito fin dall'inizio dal marito, ma il problema del marito diventa quello di opporsi a questa situazione. E lui la percepisce, quindi la capisce, non è che non la capisce. E tra l'altro una situazione che alla nascita del bambino la moglie riverserà poi nel figlio stesso, trasferendo in lui la volontà che questo bambino non si alimenti, quindi proiettando anche in lui il suo desiderio di fare del figlio quello che ha fatto lei di se stessa, quindi di evitare che lui in qualche modo sia inquinato da qualsiasi materialità, diciamo così, proprio perché qualcuno anche le ha detto che dovrà essere un bambino speciale il suo. E nel frattempo questo bambino deperirà, rischierà di morire di fame. Il marito percepisce questo, quindi non è che si sviluppa un delirio a due, ma quello che è interessante e che questo libro poi ci aiuta a capire è come si sviluppa un doppio legame. E sono quei rapporti perversi che chi spesso è disturbato psichicamente riesce in qualche modo a imporre in chi gli vive vicino, il familiare, il marito in questo caso. È dentro questo doppio legame ed è giocato in queste dinamiche patologiche per cui non ha un'uscita. Insomma, qualsiasi cosa lui faccia è tale da non permettergli la soluzione del problema. Le scelte che lui si trova davanti sono scelte sempre che hanno a che fare con il ricadere sempre più a fondo in questa situazione. Nel momento in cui la moglie entra in questo baratro, coinvolgerà anche il marito nel suo baratro e lo giocherà. E qualsiasi cosa che il marito potrà fare non farà altro che peggiorare probabilmente la situazione, perché l'abilità di chi è in questa situazione patologica, psichiatrica, è tale da giocare continuamente questa corda, da poterla giocare sempre a proprio favore. E nel libro questo sarà descritto molto, molto bene. Nella vita ordinaria è anche possibile vedere come molti siano schiavi di questi doppi legami. Molti si trovano immersi in situazioni dalle quali loro stessi non sanno uscire, qualsiasi cosa facciano, non riescono a venirne fuori. Peggiorano la loro situazione. Peggio, come c'è descritto nel libro, quando c'è il tentativo poi di rivolgersi, quando si tenta di rivolgersi a persone
istituzionali, insomma, no? A professionisti, l'assistente sociale, lo psicologo, figure, insomma, che dovrebbero aiutarti a comprendere questa situazione e a trovarne un'uscita, in realtà ti trovi di fronte a figure che mettono in dubbio la tua buona fede, che si trovano a essere ben raggirati da chi si trova nella situazione patologica e chi invece vorrebbe opporsi spesso si trova a fare la parte della persona poco credibile. Mentre le figure che sono più vicine al protagonista, la madre, il fratello, insomma, non hanno dubbi. Voglio dire, non mettono mai in discussione i fatti come il protagonista li racconta, insomma, e si rendono bene conto che questo bambino, sotto l'influenza della madre che gli nega il cibo e che quindi vuole fare di lui quello che vuole fare di se stessa, insomma, vuole proiettare la propria psicosi anche nel bambino, col rischio di farlo morire. Quindi. Ecco perché. Allora quello che è in gioco è la vita, è la sopravvivenza di questo bambino che è vittima del delirio della madre e che il padre non riesce da solo a salvare, insomma, perché si trova appunto in questa catena di doppi legami dalla quale non è capace di uscire e non può effettivamente uscire perché spesso il gioco è molto sottile, come chi ha provato a trovarsi in questa situazione comprenderà. Il colpo di scena non potrà essere che giocato dall'esterno. Quello che è in gioco diventa a questo punto la vita della madre, la quale comunque rischia di morire per anoressia, e la vita del bambino. Bisognerà scegliere perché salvare il bambino vuol dire a questo punto, visto che non si trova altra soluzione, sopprimere la madre. Ed è molto bello anche come il libro arriva a mostrarci come avviene il fatto, insomma, a dirci del fatto, parlandone con molta leggerezza, insomma, no? Per cui lo sappiamo o lo sapremo, per cui lo sapremo indirettamente. Ecco perché si tratta di un giallo, ma ci si gioca la vita, la sopravvivenza dell'uno a scapito della sopravvivenza dell'altro, nell'impossibilità di intervenire in una situazione di delirio, in cui la complicità è anche della società vista attraverso l'occhio delle figure che dovrebbero essere competenti e capaci di individuare una situazione di doppio legame ed intervenire quando chi è invece dentro, chi è coinvolto direttamente in questa situazione non riesce a farlo. E il dramma di questo marito è quello di avere capito, intuito, di aver letto con chiarezza la verità, insomma, la situazione anche della moglie, ma di vedere annullati tutti i suoi tentativi, anche le sue ricerche, i suoi modi furbi di cercare di fuggire dai vincoli che gli pone la moglie per salvare il bambino. Se li trova sempre rintuzzati, se li trova sempre spuntati, insomma, sono armi che lui si troverà sempre spuntate. Chi potrà avere la lucidità di intervenire su questa situazione e lo farà in un certo senso in maniera consapevole, insomma, lo farà anche questo con dolore e con una capacità di sguardo forse un po' più lunga, è la madre, la quale sarà lei a pagare in prima persona, insomma, no? E a fare quello che il figlio probabilmente non sarebbe mai riuscito a fare, ma che è l'unica cosa, insomma, che ha permesso in questa situazione di salvare il bambino, insomma, e di far diventare questo bambino non tanto un bambino speciale come si sarebbe voluto in questa situazione, ma farlo diventare finalmente un bambino normale, insomma, come ci accorgeremo nella coda di questo libro. Io vedo in questo libro anche un po' una critica di una certa visione del mondo che cerca una purezza nell'evitare di mischiarsi con le cose, di astrarsi, di ritenersi diverso, in qualche modo
superiore, più puro, con l'illusione di poter evitare l'inquinamento, di evitare di confrontarsi, di stare dentro la realtà. Quindi una critica anche di queste pratiche che spesso poi portano in situazioni o deliranti in maniera conclamata, come in questo caso, oppure in situazioni limite, a volte difficili da etichettare, ma insomma che sono diventate molto, molto presenti nel modo di pensare contemporaneo. Per cui, insomma, questo libro ci dà uno spaccato dal di dentro di una realtà che ci incombe vicino a queste pratiche che sembrano in realtà molto, che potrebbero sembrare molto liberatorie, molto innocue rispetto agli effetti collaterali che anche i farmaci, le cose. Diciamo che queste pratiche sembrano essere, insomma, sembrano non far male. Questi sono i motivi per cui questo è un bel libro, oltre a essere appunto pregevole proprio per la sua rapidità e quindi per darsi la possibilità di affrontare tutti questi temi con una armatura narrativa così rapida, così densa, che permette di abbracciarli tutti in un unico sguardo, insomma, in una lettura che può essere quasi continua, insomma, che si esaurisce nel corso di una giornata o di una nottata, come preferite leggere.